Stefan Rothensteiner ha 25 anni e ha già preso in gestione il Maso dei genitori vicino a Collalbo, sul Renon. Qui, da 6 anni, alleva e ingrassa bovini giapponesi di razza Wagyu. Sempre ci ha guardato per un'alternativa che si può fare qua da noi. E poi ha visto il manzo Wagyu e ho pensato che è una bella idea che si potrebbe fare qua da noi. E così 6 anni fa, pian piano, abbiamo cominciato a allevare ed è un anno adesso che vendiamo la carne. La gran parte non è ancora, ma pian piano diventa la maggior parte del guadagno. I giovani vitelli sono un po' timidi con gli sconosciuti, ma non appena Stefan mette piede nel recinto di fianco alla stalla per portare foraggio fresco, tutta la timidezza svanisce. Facciamo due tipi, il grass-fit e l'ingrasso tradizionale. Questo qua è l'ingrasso tradizionale. Quei giovani qua sono tutto l'anno qua, hanno anche un bel po' di recinto che possono camminare, poi sono dentro dove c'è meno spazio, che non si muovono troppo, mangiano fieno quanto vogliono più o meno, e poi questa è la trebbia di birra e un grano, avena e semi di lino. Il foraggio deve essere ricco di acidi grassi omega 3, in modo che la parte grassa della carne del bovino sia più sana possibile. Omega 3 è importante perché il Wagyu ce l'ha tantissimo omega 3 nella carne, dentro nei muscoli, e se loro non lo mangiano con il mangime non riescono a metterlo dentro. Ovviamente ciò che rende unica l'alimentazione dei bovini è il fieno, ovvero l'erba che cresce sugli altipiani del Renon, ricca di piante aromatiche e fiori che differenziano il sapore della carne. Assieme ai genitori che lo sostengono nel suo obiettivo, Stefan assaggia regolarmente i frutti del suo duro lavoro. L'abbattimento viene fatto con l'aiuto di un macellaio del Renon. Ovviamente i pezzi di carne non rimangono a lungo al maso. Della vendita se ne occupa di persona. Per lui il contatto diretto con i clienti è fondamentale. 70% più o meno è la gastronomia e il 30% è il cliente privato, ma i privati diventano sempre di più negli ultimi mesi. E sì, il cliente ordina e poi quando la carne è pronta io la porto. In futuro vuole ottimizzare il maso per la vendita. Vorremmo fare una macelleria al maso e un showroom anche dove facciamo poi delle visite che il cliente può venire, può vedere tutto l'allevamento, i manzi e tutto e poi provare anche la carne e anche comprare certi pezzi. Stefan sa cosa vuole, fare qualcosa di nuovo, prendere strade alternative e il successo ottenuto gli dà ragione. Il suo manzo Wagyu viene apprezzato da molte cucine dell'alta ristorazione in tutto l'Alto Adige.